ma poi dite perché io vi amo a tutti, quasi. Come va? 31 anni, popolo piccante, 31 anni e siamo qua. Chi c'è? Chi c'è da almeno 10 anni? Chi è da almeno 10 anni che viene qui? E da 20 anni? Chi è che da 20 anni viene? E chi è che è nato qui? Lo sapete che da quando facciamo il festival le natalità, le natività, i bambini, le bambine sono aumentate a dismisura, perché con tutto il peperoncino che si consuma la notte poi gli alberghi sono tutti terremotati. A proposito di terremoto, avete saputo questa brutta disavventura che è successa? E abbiamo nel cuore gli amici del Marocco, che, dove c'è stata questa terribile disgrazia. Va bene, mandiamo un pensiero e un applauso, che tutto vada per il meglio. Grazie, passiamo alle nostre cose. 31 anni, prima che io me ne dimentichi, ricordatevi che stasera, dopo mezzanotte, ci saranno i fuochi d'artificio meravigliosi che l'Accademia mette in campo per voi ogni anno. Quest'anno non saranno più dalla spiaggia grande, ma partiranno da qui, dal molo del porto, per cui da tutto il lungomare si potranno vedere e saranno fantasticamente, meravigliosamente, straordinariamente belli. Belli, popolo piccante! Ma sapete, io tutto l'anno aspetto questo momento per venire qua a stare con voi. Davvero, voi forse pensate che sono parole di rito, non è così. Io vi voglio bene sul serio e lo dimostro ogni volta che ci... Io credo di avere una foto con ognuno di voi, giusto o no? L'uomo più fotografato dopo il Papa, mi hanno detto. E 3 anni fa, quando sono andato in Cina, ho fatto 700 milioni di foto, perché lì sono 1,8 miliardi. Ma sai come fanno i cinesi per fare la foto? E via, e via, e via. No, capo, poi voglio mettere di bollo. Non quanto dovresti sbrighi che c'ho da fare. Ehi, magari, quale fretta c'è? Cioè, tutti, chi sono? Quanti napoletani ci sono qui? Diciamo, dalla Campania, va, dalla Campania, quanta gente c'è? E dal Lazio, quanta gente c'è? Ah, e dalla Puglia? Azze! Allora mi sa che qui c'è qualche, c'è qualche clac che è stata portata qui. Bene, e dall'Umbria? Uno è Perugia. Almeno uno, vi prego, un oriundo che c'è stato in vacanza a Perugia. Allora poi abbiamo dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, Liguria, Toscana. E poi che rimane? Sicilia! Basilicata! Sardegna! Le Marche! L'Abruzzo! Il Molise! E poi mi c'è rimasto il Friuli! E poi Catanzaro! E il Lombi! E da provincia di Catanzaro, quanti ce ne sono? E c'è pure il sindaco del mio paese stasera, dove sei che non ti vedo? Franco! Franco! E fatemi dire! Vabbè, anche una banda non c'è mai timido. Allora, poi dal Giappone, quanta gente in Giappone? E se a Pakistana, amica mia pakistana, ma com'è Sula stasera? A sopra, poi o si porcano su chi mangiano, e pigliamo sonno, perché sono tutte una certa età, quindi dopo un quarto d'ora pigliamo sonno. Carissima, io saluto come quando che piove. Buonasera a tutti, ciao! Se li potrebbero vendere a peso d'oro come l'Arena di Verona, sti posti, di la verità, tu non avresti pagato 50 euro per stare affacciata lì? Dica sì. Ho visto. Per cui, dicevo,
la Cina, ci sono cinesi, russi, bianchi, verdi, gelinusi, chi è Russia, chi è signora bionda? Dottor Biecher, vabbè, parlo tutte le lingue, d'altronde non potrei essere un sovrano se non parlassi tutte le lingue del mondo, tutte le lingue del mondo parlo, giapponese, polacco, ci sono polacchi? E fatemi sentire! Fatemi sentire un applauso! Di più! Ci stiamo allenando perché stasera c'è un record da battere stasera. 1,30 kg di peperoncino in mezz'ora. Io credo che potrebbe bastare per tutta sta folla. E quel pazzo di Arturo Rencricca se ha avuto il coraggio di mangiarselo in mezz'ora. Ci siamo? Perfetto. Allora, dalla viva voce del mio presidente mi giunge la lieta notizia che possiamo entrare nel vivo. E quindi io vi presento, cominciamo con il cast tecnico. Vi presento tutto quello che succederà stasera e quindi prima i tecnici. Allora abbiamo il coordinatore Pasquale Ordine di Diamante, che fa parte dell'Accademia del Peperoncino. Prego, Pasquale Ordine, prego, il coordinatore, eccolo qua. Poi c'è il giudice di tavolo Arturo Rencricca, che lo abbiamo dovuto cacciare, lo abbiamo dovuto squalificare per eccesso di bravura. Eccolo qua, Arturo Rencricca, campione da 5 anni imbattuto, da 5 anni un record a tutt'oggi imbattuto, 1,30 kg di peperoncini. Poi abbiamo un altro giudice di tavolo, Michele D'Addario della delegazione di Oria, provincia di Brindisi. E vedo appunto che qui i pugliesi sono tanti perché c'è anche un concorrente pugliese, quindi sostenete, mi raccomando. Poi abbiamo un altro giudice di tavolo, Raffaele Ferragina della delegazione di Bologna. E Raffaele Ferragina della delegazione di Bologna, ovviamente però è decatanzato, è decatanzato, è uno scompenso come a mia. Poi abbiamo invece un altro giudice di tavolo, Aurelio Parise, di professione attore, eccolo qua, prendi posto caro, prendi posto, perché subito dopo c'è Amedeo Fusco, attore, regista e curatore di mostre. Soprattutto vi ricordo la mostra bellissima su Maradona che potete vedere al DAC. Poi abbiamo il giudice di peso, Arnaldo Grisolia della delegazione di Cerchiara, la terra del pane. Eccolo qui, Arnaldo Grisolia. Arnaldo, eccolo! Una delle camicie più belle del festival, dopo quelle del presidente. Poi abbiamo giudice di peso Romano Dell'Anna, segretario della delegazione, niente poco di meno che di Treviso, terra di vini e di radicchio. Eccolo qua, prendi posto. Poi abbiamo finito, il giudice di peso Domenico Amoroso, direttore del GAL della Riviera dei Cedri, eccolo qua, carissimo. Poi abbiamo l'ultimo, e cioè il personaggio più importante per certi versi, perché è il medico di palco. Sul palco abbiamo un medico, perché qualcuno si potrebbe sentire male ed è giusto che ci sia un medico, e soprattutto poi ci spiegherà anche com'è quest'anno la capsaicina che c'è dentro i peperoncini e com'è.
e com'è, sì. Per cui il medico professor Bruno Amantea dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. E l'ultimo, pace bene, l'ultimo di questi, ma non ultimo per nessun motivo, giudice di tavola Antonio Bartalotta della delegazione di Roma. E qui mi serve una musica, alza su il peperoncino blues, perché ci siamo tenuti per la fine una chicca, una dolcezza, una meraviglia. Il nostro presidente di tutta la giuria, di tutto il palco, un'attrice internazionale, bella, brava e piccante, Maya Talen! Vieni! Ecco Maya Talen! Valeva la pena aspettare qualche minuto? Vero? Grazie Maya. Ecco, io mi tengo questo apposta, così sei obbligato ad avvicinarti per parlare con loro. Prego, prego, parla. Più vicino, non si sente. Ma troppo, tu non te ne fai mai, Giulio. Detto anche Ligabue. Cioè, t'ho studiato tutta la notte. Meno male. Grazie, grazie ai tecnici che tifano per me. Maya, ci vediamo dopo, abbiamo tanto tempo per chiacchierare. Ti accompagno? No, la strada la sai. Accompagnate Maya! Mannaia! Mi sa che abbiamo presentato tutti, possiamo cominciare? No, mancano i protagonisti, i gladiatori, i lottatori, i sudatori di questa meravigliosa... di questa meravigliosa performance che stiamo per vedere. È quasi tutto pieno! Beh, non si vedono così. Numerosi come le formiche cinesi. Poi abbiamo le ragazze dell'Accademia, il direttore di palco, ma i protagonisti ve li passo a presentare. E allora, il primo concorrente. Andiamo per ordine di numeri, ovviamente. La Colla Claudio, di Alcamo, provincia di Trapani, siciliano! Un applauso sulla musica! Vieni qua, vieni qua! Il microfono per favore, due parole per capire chi è il nostro concorrente. Ciao, mi chiami Claudio. Sono Claudio La Colla, vengo da Alcamo, un paese in provincia di Trapani. Stasera mi voglio mettere alla prova, vediamo dove arriverò e spero che sia una bella gara. I capelli, i capelli ce l'ha peperoncinizzati. Sì, assolutamente. Sei tutto in terra. La Cap Sicilia. Quant'è il tuo record personale? Non ho un record personale, non mi sono messo mai a mangiare peperoncino per darmi un limite. Ma tu lo sai? Non so di preciso a quanto possa arrivare. Ma qua da mezzo chilo in su si va, lo sai? Speriamo. Sei pronto? Ci proviamo, certo. Ma tu ti chiami La Colla perché ti attacchi? Perché mi attaccherò al peperoncino. Grande! Grande La Colla, Claudio! Di Alcamo, cielo d'Alcamo, te lo ricordi a cielo d'Alcamo? Nulla, ti saluto, saluto il tuo pubblico. Grazie. Grazie. Bocca al lupo a tutti. Grazie caro, grazie. Assentati, posizione numero uno. La posizione numero due invece sarà ospitata, sarà occupata da Mario Spataro. Già fa danni, io sapevo che questo è strano. Mario Spataro, un calabrese della città dove si fa lo stocco da più anni, Cittanova! Mario Spataro di Cittanova, eccolo qua. Allora, oltre allo stocco, tu
che ci racconti sul peperoncino? Ci provo a mangiarlo, proviamo. Hai un record personale? No, non ho un record personale, ci proviamo. Ma sei assicurato? Hai firmato quella cosa? Ho firmato. Guarda, che quello non era il liberatorio, quello era il testamento. Allora mi può beneficiare. La gente che hai visto dietro, quelli sono, ti hanno già preso le misure del pompe funebri, c'è l'elicottero. Posso toccare? Tocca, beh, prego. E il lupo, tocca roba buona, roba da re. Mario, ti saluto, vieni qua. Scusa, sei peperoncinizzato, vai. Non muore manco, campi 100 anni se non muori prima. A chi tocca? Numero 3, abbiamo Plantera Francesco. Visto proprio vicino a casa mia, di Nicastro. Plantera Francesco. Giudici, se non c'è, suona la trombetta e viene tolto il suo nome. 1, 2, 3. La trombetta suonava, non c'è. Togliete il gasto cimucchio larghi, allargatevi. Bene, allora passiamo al numero 4. Numero 4 che è? Signori, qui c'è da scattare l'applauso senza che io ve lo dica, perché si tratta dell'attuale campione in carica. La Puglia si sta preparando. Ladies and gentlemen, madame e messieurs, signore e signori, amici e vicini, compare e compari, Carmelo Francavilla di Mesagne, provincia di Brindisi. Eccolo qua. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Carmelo, allora, come ti senti? Mi sento pronto, carico e combattivo. Si dice peperoncinizzato. Peperoncinizzato, certo. Oh, gli ho detto studia, perché se sbaglia la parola porta male. Certo. Senti, il tuo record personale quant'è? Il mio record personale è 900 grammi. No, 900 grammi! Reinfritta che deve cominciare a sentire... ma le 900 mancano 130 grammi! Per cui stasera che non c'è lui, ti potresti sentire motivato. Va bene, ci proviamo? Ci proviamo. Ci proviamo a fare un nuovo record, almeno personale. Certo. Grazie Carmelo. Concorrente peperoncinizzato, concorrente fortunato, vai tranquillo e beato, vai. Concorrente numero 5, ecco, le nostre vallette accompagnano Carmelo, la nostra valletta baffuta che è sempre. Concorrente numero 5, viene da Velletri, provincia di Roma, Emanuele Rossi. Vieni Emanuele. Vai. Allora, il tuo record? Ma non sono riusciti a misurare la quantità. Allora totalmente... ci teniamo questo segreto, eh? Ciao! Vai tranquillo e beato. Allora, la numero 6, il concorrente numero 6, che sarebbe Luca Mango. Intanto, Luca Mango, intanto voglio chiedere a Maya cosa te ne sembra di questa iniziazione. Allora, che ti sembra di questi scatenati che mangeranno chili e chili di peperoncino? Io non ci credo ancora. Non ci credi? Sì, sono curiosa e emozionata di vedere questa cosa dal vivo, perché mi hanno parlato e sono qua oggi per partecipare. Ma dimmi una cosa, tu sei italiana ma originaria tunisina, tua mamma è tunisina. Sì. In Tunisia si mangia tanto peperoncino. Tantissimo. E tu come te la cavi col peperoncino? Lo mangi? Male. Io me la cavo male, nel senso che mi fa male. Cioè. Ti fa male? Però qualche volta l'assaggio. Ci deve pensare Sua Maestà. Diciamo che poi, quando ti darò la peperoncinizzazione ufficiale, tu sarai immune, potrai mangiare tutto il peperoncino che vuoi. Proviamo. D'accordo? E allora ti lascio sedere e poi ci sentiamo fra qualche minuto. Vieni. Allora abbiamo detto che lui si chiama Luca Mango. Luca Mango che viene
viene da provincia di Sant'Arsenio, provincia di Salerno. Parla nel microfono. Buonasera a te. E dici, questo colore rosso che vedo tutto diffuso sul tuo corpo, è perché sei stato al mare o perché ti sei allenato a mangiare peperoncini? No, oggi no. Ha mangiato peperoncini, è timido, non lo voleva dire. Grazie Luca. Okay. Manco per niente proprio. E abbiamo adesso penultima. Akinguae Moriam. Akinguae Moriam. Viene da, pensavo venisse da chissà dove, viene da Montecatini Terme, provincia di Pistoia. Chiamo tre volte. Akinguae, non c'è, mi dispiace, suona la trombetta. Squalificata, togliete il cavallino. E allora, ultimo concorrente, numero 6, viene da Roma, precisamente da Palombara Sabina, Salvatore Cenisi. Eccolo qua, un grande applauso e siamo pronti a partire. Salvatore, vieni. Allora Salvatore, come ti chiami? Salvatore. Come ti chiami? Salvatore. Allora sei lucido, bene, possiamo procedere. Vabbè, da Salvatore si intende che sono mezzo calabrese. È logico, Salvatore, di dove puoi essere? Non certo di... Grazie. Perfetto. Il tuo record personale? 125. Parla nel microfono. 125 grammi. Bravo, va bene, grazie, va bene così, sempre per utilizzato. Ci siamo. Allora spiego velocemente. Silenzio per favore. Spiego velocemente come funziona la gara per quei 8-10 mila che sono nuovi quest'anno. Chi è nuovo? Chi è la prima volta che vede questa gara? Fantastico. Beh, vuol dire che la famiglia cresce. Portate tutti, amici, parenti, nipoti, zie, vieni qua. Ecco, aumenta anche il balcone lassù. Grazie, poi la soppressata nei casquellini un po' dopo. Grazie, quindi pronti? I concorrenti avranno da mangiare un piattino per volta che pesa 50 grammi. 50 grammi di peperoncino calabrese, varietà diavolicchio diamante, di una piccantezza credo intorno ai 40.000 gradi Scoville, ma questo lo scopriremo dopo quando intervisterò il nostro medico che ci dirà quest'anno com'è il peperoncino, perché ogni anno cambia. Quindi dovranno mangiare 50 grammi per volta. Finito il primo piatto, gli verrà servito un secondo piatto dalle nostre fotomonelle e dei nostri ragazzini, compreso anche il principino piccante. Quindi le ragazze sono pronte. Chi ne mangerà di più in mezz'ora vince la gara. Quando qualcuno decide di arrendersi, si ferma e chiede aiuto. Voi sapete come si spegne la piccantezza? Maya, sai come si spegne la piccantezza? Con l'acqua, col vino, col pane o con il latte? Vieni. Con latte. Sì! Ti ha suggerito qualcuno? No, perché tutti dicono quando fa tanto bruciore ti viene spontaneo prendere. Possiamo servire intanto i tovaglioli e tutto il resto. Si dice subito no, mi bevo un bicchiere d'acqua. L'acqua non fa niente, perché la capsaicina, che è il principio attivo, che è quello che dà il piccante, non è idrosolubile, cioè l'acqua gli rimbarza, non gli fa niente l'acqua. Quindi c'è il latte stasera. Il latte c'è sempre, lo teniamo nascosto perché porta male, hai capito? Perché qui se sono tutti campioni non ne hanno bisogno. Ma se tu mangi peperoncino e puoi spegnere immediatamente il senso del piccante, ti bevi un bicchiere di latte. Adesso lo sai. La capsaicina è quella che c'è nel peperoncino, che può essere
poca o tantissima. In questo peperoncino che mangiano loro è media 40.000 gradi. Arriva fino a 2 milioni e mezzo del Carolina Reaper. Quindi da 40.000 a 2 milioni. Tu pensa che differenza? Lì ci vuole proprio la centrale del latte. Una vacca in te la tieni subito vicino casa. Grazie Maya, si comincia, sei emozionata? Sì. Vuoi dare un tuo particolare saluto a questi morituri? Complimenti a tutti. Non si sa mai, ma va bene. In bocca al lupo. Maya vi ha dato l'in bocca al lupo, vi sentite spronati o no? E allora, quindi 50 grammi per volta, si possono accompagnare i piatti volendo con olio. Approfitto per ringraziare l'azienda Lanzellotti di Amaroni, provincia di Catanzaro, che ci ha regalato l'olio. E quest'anno questi furbacchioni l'hanno fatto addirittura con la foto di Sua Maestà Re Peperoncino. Guardate qua, che simpaticoni. Grazie, ne approfitto parlando di Amaroni, ringrazio anche la Sartoria RPM che mi hanno fatto questo meraviglioso vestito. Grazie, possiamo partire. E allora, servite musica! Peperoncino Plus. Serviamo i piatti, aggiungete olio, fermo, va bene, se lo trovo avanti Carmelo, ormai l'hai mangiato, fermo, sì esatto, scusate io devo trovare dove mettermi per non disturbarvi, perché ci sono tutte le televisioni del mondo. Allora quando tutti i piatti sono mi sposto, ragazzi, mi devo muovere, da qualche parte devo stare. Allora fermi, do la partenza e poi me ne vado proprio. Avete preparato tutto? Cucchiaio per aria. Adesso tu sei mancino. Vabbè, nessuno è perfetto, non ti preoccupare. Cucchiaio per aria. Maya, vieni, diamo il via. Pronti? Allora il nostro giudice è pronto con l'orario. 3, 2, 1, partenza! 31ª edizione del Festival del Peperoncino. Gara dei mangiatori di peperoncino giunta alla sua 31ª edizione, fantastico! Se vuoi guardare qualcosa, guarda come mangiano, questi non sono fitti, questi non sono attori come noi, questi sono veri mangiatori, sì, adesso ci spostiamo, vi facciamo spazio, andiamo da dietro, giudice, eccolo. Mi raccomando, segnate subito. Vai con la musica, non smettiamo di sostenere la musica. È una cosa, guarda, incredibile questa gara. Questa gara è una cosa incredibile. Allora. Niente. Un secondo, da calore a tutto il mondo, sono rosso di secondo, si parla, si tocca calore a tutto il mondo, non sono l'astro del mattino, sono il peperoncino, sono un utile al valore, faccio bene anche al cuore, sono un utile al valore. E allora mentre i nostri giudici e il medico controllano che tutto vada secondo le regole, quando non c'è bisogno spostiamoci, facciamo godere lo spettacolo ai nostri cari spettatori, per favore. Si può controllare anche da qua, si può controllare. Allora, terzo piatto per il numero 6, un applauso, cominciamo a scattarli. E anche Franca Villa ha mangiato il suo terzo piatto.
cosa. E qui Mango è al terzo. Scusi, adesso sono tutti al terzo piatto. Sì. Facciamo vedere. Grazie. Come va? Vedi come se la prende comoda Salvatore Genisi. Dura mezz'ora lo spettacolo e ognuno ha una tecnica diversa. Salvatore Genisi se la prende comoda, si è mangiato il primo cucchiaio, no, il primo piatto, mentre Luca Mango è al suo terzo piatto. Emanuele Rossi è ancora al suo primo piatto. Carmelo Francavilla sta finendo il suo terzo piatto. Mario Spataro ha finito il suo secondo piatto. E anche Claudio Lacolla ha finito il suo secondo piatto e attacca al terzo. Per cui ci siamo quasi. Sì, Luca Mango sta cominciando a mangiare il suo quarto piatto. Su con la musica! Io do la peperoncinizzazione perché così non ci sono problemi. Mangiatori peperoncinizzati, mangiatori fortunati, andate tranquilli e beati che non sarete ricoverati. Sotto gli occhi attenti. Voi lo sapete, sì, lo sapete, sì, che c'è un record di quasi un chilo da battere. Vediamo come procedono. Bruno, mi date il microfono per favore? Sì, sì. Bruno, mi puoi dare un'occhiata a Emanuele per favore? Perché bisogna capire com'è quest'anno il peperoncino, perché certi anni è, pur non essendo uno dei peperoncini estremi, no? Qui ci hanno abituati ormai tutte queste gare che si fanno nel mondo Abbanero, Carolina, Scorpion, Nagamoric. Il nostro peperoncino, poi ce lo spiegherà il dottore, e certe volte può essere amaro, potrebbe dare fastidio allo stomaco, non tanto per la forza ma per questo bruciore quasi urticante. Allora, facciamo venire la vacca? Prepariamo la canzoncina, abbassa la musica, quando uno si arrende, abbassa la musica per favore. Quando uno sapete gli cantiamo, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, capito? Quando, se qualcuno si arrende noi lo salutiamo così. No, ancora no. Emanuele Rossi. Bene il latte, si ritira. Canzone. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Grazie Emanuele, e comunque salutiamolo con un applauso. Sì. Tre, va bene così. E avete visto? È venuto da Velletri, io l'ho già visto a Roma, a Velletri stesso, a Rieti, in altre città l'ho visto per gareggiare, ma adesso poi vorremmo che ci spiegasse perché un giovanottone di questa portata, abituato a mangiare, eppure si sente male. Qualcuno dice l'avete fatto apposta per creare un po' di suspense. Non lo so, può darsi pure. Come non so se è vero che Arturo Rencricca l'abbiamo proprio volutamente. Non lo so, potrebbe pure tornare. Come è tornato stasera, dopo 10 anni esatti
un altro campione, Maurizio Capocchiano, Maurizio Capocchiano, che ha vinto nel 2012 e 2013 di Mesoraca, provincia di Crotone, e stasera è rispuntato fuori dopo 10 anni, e quindi ogni tanto i nostri appassionati tornano. Allora, facciamo un riassunto di cosa è successo nel frattempo. A che punto è il nostro Luca Mango? Stai mangiando il sesto piatto. Luca Mango sta mangiando il sesto piatto. E Carmelo Francavilla sta mangiando il settimo piatto. Carmelo ci ha messo al sicuro 300 grammi di peperoncino. I tempi, per favore, giudice, quanto tempo è passato? Perché cerchiamo di fare una media. Ma 8 minuti, 6 piatti, 6 per 8, 48, 5 per 8, 40, 9 per 4, 27, porto 2. Se va tutto bene, è squalificato. Rossi si è ritirato, ha bevuto il latte, gli abbiamo cantato la canzoncina. Voi lo sapete che il peperoncino è buono da mangiare, però attenzione, il peperoncino, ve lo dico ogni anno, è come l'autostrada. Il pedaggio si paga all'uscita. E lupi, avete capito? Il pedaggio si paga all'uscita, però ricordatevi che il peperoncino fa bene alla circolazione. Chi mangia peperoncino campa 100 anni se non muore prima, ma soprattutto non muore di infarto. L'infarto non esiste con quelli che mangiano peperoncino. Lo sapete che durante il Covid non c'è stato neanche un accademico che sia stato sfiorato dal virus, manco uno, perché il peperoncino qua allontana i radicali liberi, allontana le malattie, ma soprattutto allontana il virus. Quindi mangiate peperoncino, fidatevi di sua maestà e campate 100 anni. Sì. Allora, Salvatore Genisi è al suo terzo piatto. Facciamo un riepilogo. Tu stai mangiando il settimo piatto. Carmelo Francavilla sta finendo il settimo? No, l'ottavo? 3, 6, 7 ne ha finiti. Sta mangiando l'ottavo Carmelo Francavilla. Tenetemi informato. Mario, non ti preoccupare. Claudio invece, incollato alla sua poltrona, viene avanti. Vieni per favore, Maya, che mentre loro vanno avanti e soffrono, noi invece ci divertiamo. Dai volume a Maya, per favore. No, no. Male per loro, veramente. Intanto ecco cosa. Hai visto? Uno squalificato. E qualcuno, vedi, guarda gli occhi di quest'uomo, vieni qua, guarda, guarda, vedi, questo è l'esempio che non si bleffa. A quanti piatti sei arrivato? Questo, vedi, ne ha mangiati già 3 e questo è il quarto. Sono 200 grammi, 150 grammi per adesso. Carmelo ha finito l'ottavo piatto, sono già 400 grammi, quasi mezzo chilo. Ma lo mangio in fretta, vedi? È perché non c'è tempo. Se devi battere il record, non basta il tempo proprio, al di là della resistenza. Bravissimo. Carmelo sta mangiando il suo nono piatto! E quindi ti avevo promesso uno spettacolo indimenticabile. E non è finita, perché ancora siamo ai primi 10 minuti. Ancora c'è. Bisogna arrivare a mezz'ora, mancano 20 minuti. Perché adesso davvero c'è la resistenza, perché si parte, guarda Salvatore come prova, guarda gli occhi belli come si illuminano, guarda come è diventato rosso lui, guarda, gli occhi verdi e tutto il resto rosso. E anche Luca Mango ha finito il suo settimo piatto. Luca Mango, yamona ragazzi, sosteniamo Luca Mango! Luca, 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 Luca! Sapete perché? Perché è bello se nasce una competizione, perché lui lo sappiamo che è un campione ed è come dire, ha il titolo. Ma bravo se... Luca allora! Oh,
quindi se nasce una sana competizione è tutto di guadagnato per i nostri spettatori. Mentre invece, senti, allora approfittiamo le due minuti per dire, tu sei un'attrice internazionale, sì. Parli 4-5 lingue. 5 lingue. 5 lingue, bene, e in quale lingua ti trovi meglio a recitare? Italiano, francese, arabo e poi inglese e spagnolo. So che hai fatto tanti film anche diciamo, nei paesi arabi, tanti film. Sì. In Italia, in Francia, sì. Poi in America. Te lo chiedo dopo, dicevo, partivamo dai paesi arabi. Per arrivare in Italia hai fatto soprattutto tante serie TV che sono tra quelle serie. Vogliamo dire qualcuna delle serie TV o le dico io? Abbiamo già studiato, dille tu. L'alligatore. Poi non uccidere il bello delle donne. Non uccidere il bello delle donne. Che Dio ci aiuti. Un passo dal cielo 4. Un passo dal cielo, insomma, fra le più gettonate. Cioè, sì. Lo sai che non uccidere il regista è di qua vicino. Sì, lo so. Giuseppe Gagliardi. Sì, lo so, Giuseppe. È un caro amico. Un saluto a Giuseppe. Lui ha partecipato qui quando facevamo i festival. Ha fatto un film che si chiamava Il Tortellino. Tortellino, molto bello. E anche Michela Laik, che è un altro dei registi con cui abbiamo lavorato anche noi. E i film internazionali invece, so che ha lavorato con Mira Sorvino. Sì, questo è il film in uscita tra un mese, ma ho fatto un film con Mike Tyson. Mike Tyson! Sì. Ma quello è! E fa pure l'attore! Un filmaccio, sì. Vabbè. E allora, se Mike Tyson fa l'attore. Bene, torniamo ai nostri, vediamo cosa è successo nel frattempo. Un applauso alla nostra bella e brava Maya! Grazie. Dai cara, ci sentiamo e ci vediamo dopo. Cos'è successo nel frattempo? Bruno, per favore vieni che ti voglio chiedere, fatti dare il microfono da Maya, per favore. Maya, puoi dare il microfono a Bruno? Grazie. Il nostro medico che ci spiega un po'. Allora, ricapitoliamo. Tu sei al tuo terzo piatto. Va bene. Questo è l'ottavo. Luca Mango sta mangiando il suo ottavo piatto. Luca Mango. Lui ne ha mangiati 9. Carmelo Francavilla sta mangiando il decimo. Siamo alla soglia di mezzo chilo e non siamo a metà tempo. Perché? Quindi vuol dire che se continua così può arrivare oltre un chilo, perché siamo, credo, 12-13 minuti, mi confermi? 15 minuti esatti, se continua così mangia un chilo, Carmè, vai avanti tranquillo, il nostro Mario Spataro sta riflettendo sul futuro, il nostro invece, azzo però, compa, quei capigli spiritati, sì. 4, 5, i suoi 300 grammi se ne è pappati. Facciamo un applauso a Claudio La Colla. Bruno, tocca a te. Che peperoncino abbiamo quest'anno? È un peperoncino medio, però è un peperoncino calabrese. Cioè la forza in unità scoville possiamo considerarla da 1 a 10, dare un valore di 3. Ma il problema grosso è un altro aspetto, cioè è il bruciore, è l'amaro, è l'irritazione che prova quando si mangia questo tipo di peperoncino. Ma soprattutto in queste quantità, perché i nostri amici se lo mangiano uno non gli fa niente mangiando la pasta. Uno si sopporta, però queste quantità è terribile, perché come bruciore da 1 a 10 siamo su 7-8, però questi tipi di peperoncini sono i migliori al mondo per la conservazione dei cibi, cioè non è solo la piccantezza certo. Unità scoville, ma è proprio quest'altro aspetto. È uno dei successi che ha avuto in Calabria il peperoncino, no? Per è conservare i cibi. Esatto. Noi non potremmo avere un anguglio di Spilling senza questi peperoncini. Non potremmo avere la sardella. Sapete com'è nata la sardella? No!
ve la posso raccontare. Ma proprio in 10 secondi. In 5 secondi. Una volta una nostra avola, insoddisfatta dalle prestazioni maritali, prende il sapore e il colore della terra, il peperoncino, il colore e il sapore del mare, la sardella, e li mette a dimora in un cretoso talamo. Dopo un po' di tempo ogni sera ne dà un po' al marito. Le cronache non ci dicono quello che è successo, però il giorno di tutti i santi la nostra avola oggi il capello con un fazzoletto va in chiesa e accende un cero alla Madonna. Grazie Bruno per la scientificità dei tuoi discorsi e anche per questo aneddoto carino, perché lo sapete, io lo dico sempre, il Viagra dei poveri in Calabria si chiama? Allora, mi dovete spiegare, perché la Calabria la chiamano la California dei poveri, la sardella la chiamano il caviale dei poveri, l'anduia la chiamano la marmellata dei poveri, il peperoncino lo chiamano il Viagra dei poveri. Allora, poveri, noi siamo ricchissimi con tutta questa roba buona che ci abbiamo, o no? Quando passa, donne, è arrivato, la rotina è morta, l'ho già detto, è arrivato il peperoncino, e quando io prego tutte le donne, fate scorta per l'inverno, che risparmiate sui riscaldamenti e sul Viagra. Oh, vediamo a che punto è la gara. Musica! Alza le luci e tutti le mani in bagaglio per la foto storica! Tutti nel palazzo Benaglia! Bruno! Bruno, per favore! C'è una foto storica! Sono un fuoco genuino, sono il peperoncino, sono un fuoco genuino, sono il peperoncino. Oh, grazie! Yeah. Ma se siamo diventati il festival più bello del mondo, ci sarà un motivo, perché voi siete splendidi, perché senza pubblico non esiste niente. Mancano 10 minuti e allora aggiornatemi, a che punto è Carmelo? Sta finendo il suo 12° piatto Carmelo e mancano 12 minuti alla fine. Luca Mango ne ha mangiati 9, ha finito il suo 10° piatto. 9, quello è il 9, perdono, sta finendo il suo 9. Carmelo ha preso un po' la rincorsa e invece il nostro la colla, non sono l'astro del mattino, la colla gli ha la molla, la colla, vedete com'è tranquillo, i capelli sempre più tesi, però tranquillo, bravo, calma, attenzione, non lo buttare fuori che ti vieni squalificato, fuori dal piatto, raccogli tutto papà, papà sempre. Allora amici, che di altro vi devo raccontare? Sono 4 giorni meravigliosi, un clima che ci ha accompagnati che meglio non si poteva, avete visto i tramonti di Diamante, sono fra gli spettacoli, tutto offerto dall'Accademia del Peperoncino, i tramonti l'abbiamo voluti noi così belli, per voi popolo piccante, no senza applausi non servono, grazie. Alla fine uno poderoso, se ce lo siamo misurato, guardate, io vi devo dire una cosa, prima o poi lo devo fare, mi voglio lanciare come le rock star, però ci devo mettere minchia amici, cam, sicuro che mi picchiano, perché chi se già la faccio, io mi sposto, io mi voglio lanciare, ti giuro, prima o poi mi lancio, e all'indietro mi lancio, ma così, pigliatemi. Arrivo fino laggiù, volo, no, diciamo no, per i prossimi 10 anni no. Si è ritirato tutto. Allora, Luca ha mangiato il suo 9° piatto e si sta riposando. Prima di attaccare, sosteniamo Luca per favore.
perché è l'unico che può dare qualche fastidio a Carmelo, che Carmelo prosegue imperterrito, ormai i piatti non si contano più, una montagna. Lavori qualche ristorante, Carmelo, con tutti questi piatti. Uno, due, tre, quattro. Carmelo ne ha già messi in pancetta 12, 600 grammi e sta mangiando il suo 13° piatto. E mancano 10 minuti. Siamo lontani anche dal suo record personale, però poi ci spiegheranno certi anni, per esempio piove di meno, piove di più, i peperoncini sono più grossi, hanno la buccia più dura. Guardate, bisogna masticare al di là del fatto di assumere tutta questa capsaicina, ma c'è proprio un fatto meccanico, bisogna masticare velocemente per mezz'ora. Anche quella è una fatica, eh! E quindi, e non c'hanno la ventiera per fortuna! Ma chi mangia peperoncino, la ventiera non servirà mai! Come a chi mangia peperoncino non serve niente, perché la caduta dei capelli la blocca! Non si invecchia perché blocca i radicali liberi! Il peperoncino è antinfiammatorio, cicatrizzante, rimineralizzante, rinfrescante! Fa bene all'ulcera, fa bene pure alle emorroidi! Se avete qualche problemino, provate! Male che va, mi mandate una benedizione! Perché è cicatrizzante! Non a caso il peperoncino... Non a caso il peperoncino si usa nei paesi caldi! Mica si mangia in Svezia o in Danimarca, il peperoncino si mangia al sud, in Africa, in Arabia, in Calabria, Arabia Saudita e Calabria Saurita. Si mangia perché? Perché è rinfrescante, capito? Non è che se no gli svedesi si mangiavano un peperoncino e si sparavano una pelliccia. No, non è così. È rinfrescante perché fa sudare e quindi riporta la temperatura del corpo bella pulita, tranquilla, al suo stato attuale. Crescono i baffi con peperoncino. D'altronde un uomo senza baffi chiunque, è giusto o no? Per cui conservatevi tutte queste informazioni, perché poi io vi voglio fare dei regalini, voglio regalarvi dei gadget e io vi interrogo a caso, prendo tu e ti faccio una domanda: se tu sei stato attento a tutto quello che io sto dicendo, rispondi bene e io ti regalo un disco o ti regalo una vacanza ai Caraibi. Mancano 5 minuti e aggiorniamo il conteggio dei piatti sulla musica. Faccio bene anche il cuore, ma non sono un dottorino, sono il peperoncino. Il sesto. Quando vai all'ospedale, se mi assaggi poco fa, la gola sta al suo ottavo piatto. E allora queste mancano pochi minuti e è il momento di sostenere. Allora, un grande applauso a Salvatore Genisi. Un grande applauso a Luca Mango. Tenetevi pronti che come ogni anno a fine serata noi lanceremo quintali, chili. Lanceremo 3 o 4 peperoncini per voi. Come ogni anno ce l'ha. Si ammazzano per prendere i peperoncini già della sua maestà. È come portarsi a casa il fiore dell'ascensione, capito? Lo metti lì su un bolletto e festa, scialapopolo. Allora, un grande applauso a Carmelo Francavilla, campione in carica, nonché fino a questo momento probabile vincitore della gara, fino a questo momento. Poi abbiamo Mario Spataro,
grande applauso. E Claudio La Colla, applauso. Questa è la situazione. Maya, mancano pochi minuti, per cui fra poco ci sarà. Vieni, vieni, vieni qui, ci godiamo questi ultimi 3 minuti. Allora, 3 minuti per... guardali, sono tutti qua. Questo è il suo 10° piatto, mezzo chilo. Carmelo ne ha mangiati già 13, che sono 650 grammi. Lui si è fermato ancora, ci sta pensando, e lui sta al suo 5° piatto. Lo imbroglio, nono. Guardate che La Colla sta al suo 9°. Allora, poi tu dovrai assaggiarlo questo peperoncino, eh? Anche un pezzettino così, perché male non fa. Il peperoncino, se c'è una cosa, non fa male, specialmente un pezzettino. Aiuta perché stimola le papille gustative, amplifica i sapori e aiuta la digestione. Per cui, peperoncino mangiato, come ha detto il dottore, mangiato in quantità proprio casalinghe, è un dono di Dio, è una cosa che fa bene. Un po', e questi 14 piatti chiaramente non può essere... La crescita di capelli! Manca un minuto! Allora attenzione! Attenzione che mi prendo lo strumento che decreterà il campione. Eccolo qua. Dopo, quando è ora? Pronti, manca un minuto, datemi 30 secondi. Maya, pronti? Pronti, dai. Allora, quando si... dammi l'ultimo mezzo minuto. Musica, perché questo è davvero emozionante. Quindi, la gara è tra Carmelo e Luca e... ci siamo? 30 secondi. 30, dai. A 15 partiamo col conto alla rovescia. Conta la rovescia, tocca l'ora a tutto il mondo, sono rosso, liscio e tondo. Tocca l'ora a tutto il mondo, non sono l'astro del mattino. Chi sono? Sono il peperoncino. Sono 10. Sono il peperoncino. Fermi. Fermi. Quando vai all'ospedale. Fermi. Che scrivere quest'altra parte? Allora. Quando vai all'ospedale. Possiamo dire che Carmelo Francavilla è il campione. Adesso poi daremo il peso esatto. Però. Per adesso è lui. Complimenti Carmelo. Vieni, andiamo dietro il campione, vieni. Con gli stai Carmelo. Sì. Carmelo, per favore. Allora, fermi così. Fermi così! Voilà, uno! Maya, vieni da dietro, così sei inquadrata da tutti. Allora, io incorono Carmelo Francavilla. Maya, vieni vicino a me. Allora, noi incoroniamo Carmelo Francavilla. Posa il microfono e dammi una mano, che lo facciamo insieme, vieni. La nostra madrina Maya e sua maestà del peperoncino nominano campione 2023 e la Francavilla.
Siamo pronti alla dichiarazione ufficiale, che sarà la consegna ovviamente della targa al primo vincitore, e poi c'è anche un premio per la nostra splendida maglia. Non lo sapevi, ma noi dell'Accademia siamo imprevedibili e abbiamo pensato di omaggiarti con un pensierino, con la speranza che tu ci torni a trovare. Allora, prepariamoci, intanto che c'è questo, vieni con me. Ma tu piove. Sì, io non lo mangio però, capisci? Il cervello. Vieni davanti, i capelli. Vieni con me. Finché finiscono questo conteggio, no? Che ormai è questione tecnica, io li voglio veramente ringraziare tutti, uno per uno, con un applauso unico. Fermi ancora no, con un applauso unico li ringraziamo, perché sono venuti un po' da tutta Italia, o almeno da Roma in giù c'erano tutti quest'anno, e quindi è un ringraziamento particolare, perché venire a soffrire per noi, no? È una cosa che, insomma, che come minimo va ripagata con un applauso. Poi, che altro dire, non ci sono stati record quest'anno, anche Carmelo è molto al di sotto del suo record personale, lui aveva già mangiato 900 grammi e quest'anno è invece arrivato a 600, adesso sa, ufficialmente... 817 grammi, sì. Scusa, non hanno capito, quanti ne ha mangiati? 817 grammi. 817 grammi! Per cui non è andato lontanissimo, no? Non è andato lontanissimo dal suo record. Allora, quando tutte... Sì, sì, sì. Quando tutto sarà ufficializzato, noi avremo qui con noi Carmelo e lo premieremo se mi portate la targa di Carmelo, la targa, perché
a proposito di targhe, l'avete comprato i biglietti? Allora, guardate che c'è una meravigliosa Jeep rosso fiammante, rosso peperoncino, che vi aspetta, qualcuno la dovrà vincere. Assolutamente sì. Tu hai comprato il biglietto? Sì. E che aspetti? Guarda che è peccato mortale. Tu sei venuto in aereo, te ne torni con la Jeep rosso fiammante. E perché no? Dove abiti? Roma. A Roma, quindi da qua a Roma 4 ore con la Jeep. E l'aereo ti segue da sopra. Va bene? Si può fare. Comprate i biglietti. Io voglio che qualcuno di voi domani sera, io faccio l'estrazione qui, e mi farebbe piacere regalarla a uno di voi. Guardate che anch'io compro i biglietti, ovviamente, sia perché spero di vincere, perché sono sotto le spoglie, sono un comune mortale, ma anche perché comprando i biglietti si sostiene l'Accademia. Come fa l'Accademia ad organizzare tutto questo? Grazie alla Regione Calabria, grazie al Comune, ma anche grazie alle vostre piccole quote che però messe insieme fanno un grande aiuto. Quindi l'applauso che vi chiedo adesso è per l'Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante con il Presidente Enzo Monaco e tutti i collaboratori, tutti senza fare nomi, se poi mi dimentico che si arrabbiano, tutti che sono tanti. Il risultato ufficiale, grazie giudice, abbiamo allora la colla Claudio, 404 grammi. Spadaro Mario, 200 grammi. 200 grammi. Francavilla Carmelo, campione, 817 grammi. 817 grammi. Luca Marco, 30 grammi. No, 482 grammi. Eh sì, Emanuele è quello che si è ritirato. Oh, okay. 30 grammi, cioè un cucchiaio. E poi sono andato. Rispetto a me. Fatti mandare dalla mamma. E chi c'è pure? Io ne ho mangiato in 5 e mezzo. Va bene. Da dove sei arrivato? Che non ti ho vista? Tanto, va bene. E poi Genisi Salvatore con 162 grammi. E allora, se è tutto pronto, chiamiamo il campione. Grazie a tutti i giurati, grazie a tutti i giudici, grazie ai delegati. E non vi muovete, perché appunto c'è il premio al campione e il premio a Maya. E poi c'è ancora un'altra sorpresa. Poi ci sarà il lancio dei confetti e il lancio dei peperoncini. Eccola qua. No, non c'erano donne. Allora, Carmelo. Ci siamo? Popolo, scusi, lei chi è? Cosa fa qua? Non ho capito chi è lei. Cosa fa qua? E che c'entri quest'anno? Così? Vabbè, state qua. Un po' più là, per favore, un po' più là. Grazie. E allora, il primo premio a Carmelo Francavilla. Eccolo qua. E musichetta dei campioni, quella dei campioni, quella dei campioni. Carmelo, com'è andata quest'anno? Dimentica. No, scusami, Maya, per favore, facciamogli dire com'era il peperoncino quest'anno, se è stato faticoso. Sì, il peperoncino quest'anno è stato faticoso perché curiaceo, pieno di semi, quindi era difficile da poter mangiare e poter deglutire, però con perseveranza, con tanta convinzione sono riuscito a perseguire questo risultato. Un'altra domanda, ma durante l'anno ti sei allenato, hai fatto altri campionati, hai fatto, dici un po', come ti tieni a questi livelli? Sì, durante l'anno comunque io mi alleno mangiando sempre piccante,
La settimana scorsa eravamo insieme sul palco di Rieti, eravamo al campionato europeo dove sono arrivato quinto, però ho superato tutte e 10 gli step di mangiare peperoncino. Il giorno dopo ne ho fatto un altro di campionato, sono diventato campionato nazionale, campione nazionale mangiatore Super 8, e oggi mi confermo campione nazionale dell'Accademia del Peperoncino. E vai! E allora a questo punto, musica, microfono a Maya, perché dalla sua viva voce la consegna. Grazie. E io mi metto qua, guarda. Mio figlio peperoncino iniziato, grazie Carmelo, complimenti, sei peperoncino iniziato al punto giusto. Allora c'è la premio, allora mentre invece adesso c'è un premio alla nostra Maya, perché abbiamo cercato di incuriosirla, essendo, vieni un po' più qua così ti vedono tutti, essendo una bella e brava attrice internazionale, abbiamo cercato di portarla dalla parte nostra del mondo del piccante. Ce la vogliamo, Maya, nell'Accademia del Peperoncino? Non ho sentito! Gelusi e invidiosi che non siete altro. Sua maestà vi vuole bene. Vabbè che ho sposato Belen e non avete detto niente. Ho sposato la Valeria Marini e non avete detto niente. Mercoledì ho sposato Luisa Corna. E sapete che oggi si è sposata davvero. È un uomo fortunato allora. Io sono un uomo fortunato, cara Maya, perché vorrei sposare anche te. Quindi se tu accetterai uno di questi anni a venire a fare la madrina, io mi sposo con te e tu sarai felice per un anno insieme a sua maestà Peperoncino. Perché mio nonno Montezuma aveva 736 mogli e le faceva tutte felici col peperoncino e cioccolato. Sei peggio di un arabo. Ma di più, arabi! L'arabo a me mi fa un baffo, diceva Totò. Mio nonno monte 700. Io ho appena 31 mogli da quando abbiamo cominciato il festival. Perché finché arriva mio nonno, pu. Complimenti. Grazie cara, grazie. Prima che me ne dimentico, grazie a tutti gli operatori, soprattutto a Tele Diamante, detta anche Tele Vitamara. A tutti i nostri fotografi, tutti i tecnici, grazie alla RAI, ovviamente, grazie ai direttori di palco e a tutti gli amici che hanno collaborato. La mostra l'abbiamo detto, c'è la mostra su Maradona da vedere. All'Accademia. La mostra? La mostra si al DAC, al Museo d'Arte Contemporanea. Mi portate i miei strumenti di lavoro, per favore, principino. Il bastone e l'avanza ce l'ho qua, il bastone. Allora, con la musica giusta, io consegno a Maya questo piccolo ricordino dell'Accademia del Peperoncino. Grazie mille. Affinché tu ti ricordi di noi e tu possa avere tanta fortuna nella vita, tanta fortuna nella salute, nella carriera, e che ti ricordi di noi e quindi torni a trovarci. Certamente. Io voglio ringraziare la Regione Calabria, il Sindaco, l'Accademia, tutti voi per questa ospitalità meravigliosa e questa città meravigliosa. Grazie mille e grazie per questo premio, lo terrò sempre nel cuore. Bene, ma non è finita qua perché la devo peperoncinizzare, a belli! Poggiale qua, tieniti il microfono. Allora, il microfono devi tenere perché devi rispondere. Vieni qua, tutti conoscete il rito, no, per favore così. Così, eccoci, a favore delle telecamere, scatenatevi, ripeti insieme a me, per passare a diventare parte dell'Accademia del Peperoncino, tu devi essere peperoncinizzata da sua maestà. E niente di grave, non ti preoccupare. Fidati,
Finché non si parla di matrimonio va bene. No, il matrimonio l'anno prossimo. Anche troppo maglione al matrimonio. Poi sono fresco sposato, non mi... per un anno non posso prendere altre mogli. Ci sentiamo l'anno prossimo. Sì, 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 io sono uno serio. Io non tradisco per un anno. Ricevo nelle mie mani il sacro scettro regale. Ricevo nelle mie mani il sacro scettro regale. E giuro che non smetterò mai di piccare. E giuro non smetterò mai di piccare. Vieni lo scettro, applauso. Bene. Secondo passaggio. Ricevo nelle mie mani la sacra spoglia. Ricevo nelle mie mani la sacra spoglia. E giuro che ne avrò sempre voglia. Giuro che ne avrò sempre voglia. Di peperoncino. Di peperoncino. Questo è il primo peperoncino al mondo. Questo era di mio nonno Montezuma. L'abbiamo recuperato clonando un semino del suo ricordino. Ricevo nelle mie mani il sacro bastone del comando. Ricevo nelle mani il sacro bastone del comando. E giuro che vivrò sempre piccando. E giuro che vivrò sempre piccando. 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 Cioè, mangiando piccante. La busta con la... C'è una busta lì all'angolo, una busta con la collana. Ricevo nelle mie mani. Ricevo nelle mie mani. Te, mio sposo prediletto. Sei il mio sposo. Non esce. Ti deve uscire. No, no, è lì per terra, grazie. Ricevo nelle mie mani te, mio sposo prediletto. Sponzati, su, sponzati. Nelle mie mani ti esce. Allora diciamo, ricevo nelle mie mani te, sovrano prediletto. Ricevo nelle mie mani te. Ricevo nelle mie mani te, e giuro che ti terrò. E giuro che ti terrò. Sempre? Sempre. Nel mio. Che fa rima con diletto? Petto! Nel mio petto! E allora? Con i sacri poteri da me ereditati, tramandati da generazione in generazione, dichiaro ufficialmente terminati i sacri riti della peperoncinizzazione. La bella Maia, per volere divino, fa parte dell'Accademia del Peperoncino e da me nominata, tien sull'istante, mia cara consorte, Regina Piccante! Quella era troppo poco per una regina così importante. Signori miei, questa sì che è una foto. Beh, guardate qua, che capolavoro, Maia peperoncinizzata. Non fa niente, ti tengo dritto io. È buon segno, è caduta la mazza. Mazza usata! Vabbè, grazie. Allora ci giriamo anche gli altri. Maia fa parte dell'Accademia del Peperoncino. A posto? A posto? Campione quest'anno da solo, Carmelo, esatto. Carmelo Francavilla. Esattamente. Cosa si prova? È una bellissima soddisfazione, finalmente sono riuscito a raggiungere questo traguardo che inseguivo da ben 6 anni. Bene, adesso il prossimo obiettivo è il record. Sì, voglio superarmi, se ce la faccio, superare i 900 grammi, che è il mio record personale, di poter andare anche oltre e arrivare magari ad eguagliare Arturo. Ma ci credevi quest'anno? Ci credevo e ci ho creduto fino dal primo all'ultimo istante, non ho mollato un secondo, non ho mollato e ho sempre... andato a mangiare finché non mi hanno detto puoi rallentare, ma lo stesso ho continuato. L'anno prossimo potremo vedere una sfida con Rain Creek, come la pensi? L'ho fatto per 4 anni di seguito, arrivando sempre secondo. Sono il Toto Cotugno del peperoncino, vi prego, basta. Basta. Quest'anno goditi, complimenti, goditi il tuo primato e bravo. Grazie a tutti e arrivederci.